grosso Fidel. Abbiamo letto il titolo della canzone e... dalla letterina. Ah, dalla letterina. Sì, l'abbiamo, siccome l'abbiamo già letta la letterina. Io ho letto, non è quella letterina, no. L'altra letterina. Eccola qua. La letterona. Bella la maglietta, oh. Dove hai comprata? Al discount dove ci sono le ceste con tutta la roba a un euro che non vuole nessuno. Che cazzo sei, Barengo? Sei diventato... guarda, queste sono magliette con Godzilla. Ma che Barengo ha fallito, cioè. Aspetta, non è l'unico che ha fallito questa scena di merda. Allora. Che scena. Vabbè, parleremo di interviste. Va bene, allora. Ah, ciao! Ehi, volevo chiamarmi Zod. Vuoi leggere tu o leggo io? Volevo leggere io. Ciao, volevo chiamarmi Zod, ma mi sono chiamato Zarco. Grazie che mi hai anticipato. Che comunque è un nome molto simile. Che comunque è un. Oh! Leggiamo una frase, una frase. Capito che cazzo siamo? I gemellini di cazzo. I gemellini. Facciamo di cazzo. Pesce a pesce. Pesce a pesce. Che schifo. Dio. Ce l'hai presente Zoda? Ce l'hai presente quella che l'ha fermato. Ce l'hai presente Zoda? Bene, io sarei voluto diventare come lui, però ho preso un nome abbastanza simile. Abbastanza simile. Cosa volevo dirvi? Semplicemente che questa canzone l'ho fatta con occhi pinti. Memi occhi pinti, che vi lascio a voi il dubbio, vi lascio a voi il dubbio che sia una donna o un questo nome Memi occhi pinti. Mi stai anticipando questa cosa, sì. Ecco, mi stai leggendo il cervello, quindi. Tra l'altro la canzone si chiama anche tu hai presente. Fammi la reaccio. Sì. Finita, me l'hai data alla fine. Allora ce l'hai presente con Memi occhi pinti. Memi occhi pinti. Ma perché vanno tanti meme? Allora sono dei memi. Sai che Memi occhi pinti. Sarebbe... Mimmo occhi pinti. C'avevo di Salerno. C'avevo una di compagno di classe che faceva il tamaro che si chiama Occhi Pinti e io ho una paura di cognome. Occhi Pinti di cognome, sì, è per questo che ho dato ridevo all'inizio. Ah, ma quindi ti chiami Memi, quindi è Mimmo? Memi, no, Memi ha una Memi, una Memi. Madonna. Dai, Zarco. Iniziamo. Che tra Sazzone e Sciarco. Sciarco, sciarco. Lo sciarco. È vai. Tipo un tanco a forma di squalo, lo sciarco. 89 qua. 88. Sciarco 88, vai. Poi fraio. Aspetta, sono diretto da Tokyo, raga. No, Tokyo. Allora, lui ha appena pianto perché gli ha detto che sta male con i baffetti. Diretto da Tokyo. Ah, Tokyo ha diretto qua. Ma tutto tipo la giunta. Oh, Tokyo perché c'è un occhio. No, è occhio. Ti occhio. Vuoto, pieno solo di tristezze. Lo stradisce. Alza la schiena e corri. Quindi sii felice, amore, sii migliore. Lasciami senza parole. E nessuno vuole darmi una mano. Così scrivo 10 pezzi. Guarda, c'era una mia ex che diceva, no? Ah, non capisco perché mi lasciano tutti da sola. Non capisco perché di quanti non tutti mi danno mi una odiano. Mano. Mi odiano. Gli faccio, ma fatti due domande. Siamo fallito con una webcam, gli diceva anche. Così? Siamo fallito con la webcam. Mi sento sempre, sempre più lontano. Mi sarei già ammazzato prima di arrivare al ritornello. Però dura 2 minuti e 37 e dopo 50 secondi mi ha già cagato il cazzo. No, in realtà adesso parleremo un attimo di una cosa. Ammazzato, ma il fatto è che fa male. Se ci ho pensato ti volevo fermare, ma tu mi hai abbandonato. Dico che mi drogo, non fa di me un drogato. Quella roba non la trovi sul mercato. Se dico che mi drogo. E devi finire la frase. Se dico che mi drogo, non fa di me un drogato. Perché la roba migliore sta in testa, non la trovi sul mercato. La serotonina. No, la droga del cervello. La dopamina. La droga del cervello. La cervellotonina. Tonina. Mercato. Dimmi ce l'hai presente. Di tristezze. Lo sai che questa gente. Dai, vai. Dimmi ce l'hai presente. Quando affoghi dentro a niente. Sì, meno ma male. Come no? Out soon. Ma è scritto di giudicarti una letterina. Voi non c'è. Io, non fare caso, alla fine il non giudicatemi era per tutti gli altri tranne voi. Ma scusami, allora non lo dovevi leggere all'inizio. Out soon. Ma scusa. Out soon. Partiamo dal presupposto che questo piagnone a me non piace. Poteva anche andare bene. Andare bene, sei prima o poi tu aprivi canzone. Così. Sono diventato tedesco. Das Futter. Da un sacco di diventato tedesco. Das Futter. Quindi non hai più soltanto l'attitudine, hai anche quell'impostazione vocale. Ma se tu vuole chiamare Mary occhi pinti, tu prima o poi devi aprire. Yavol. A guardare anche The Kanye in Und Futten. Come si chiama questo personaggio?
suo professore. Sì, tu. Allora, siamo qui per lavorare. Cosa ridere? Un ghiacciaio si stanno sciogliendo. Tu ride. Tu ride 10 anni caput qua. Tutto caput. Svai annen qua caput tutto. Io non riesco a fermarlo. Non riuscivo. Io prima riuscivo a fermarlo un pochino. Non è partito. Mi stavo strangolando. Ho fatto. Ho preso la palla al balsam. Ma è fa culo la pezzo di merda. Il detto dice chiagnen und futten qua und futten maien. Si non apre in cazzonen. Tu prendere type beat ma poi modifica un tantinen. Guarda come fa quello la famosa fai beat. Tu prendi quel poco e poi apri però. Quindi il professore è uno che comunque le la, non, le, non le lascia dire. Le dice der professor. Er professoren. Er pro, come, der commissa. Der commissa. Falco. No, non so, faccio che... Und condividi, metti like, und commenta. Fare la porta. Fanculo Zarco. Zarco, no, e vado che sono stanco. Volevo dire una cosa seria. Qua sotto c'è il link di Zarco. La ragazza fortissima, lui ha delle belle... Lui no. No, lui ha delle belle idee. Scrive bene. Tipo chiamare quelli forti nei featuring. Sì, ma questa, è, questa è una bella idea. Secondo me deve lavorare un po' sulla moscia di cazzo. Sì, perché non ha proprio mosciato. Ti tagli i baffi e ti fai venire un'erezione ogni tanto. Poi il resto è tutto in discesa. Un'erezione ogni tanto. Io ce la faccio, mi ha fatto un effetto, lo dico. Un campo. Forse tu fai stretching, puoi evitare cramping. Ho capito, ma che io fare il coglione che non mi viene da ridere. Ciao Aglio, qua sotto c'è un fridere. Vabbè dai, cos'è? Ho fatto così. Ma meno male.